Cosa fare dopo la scuola media o dopo il diploma? Esistono percorsi alternativi? Sono domande frequenti che si pongono le famiglie e i ragazzi, spesso in difficoltà nello scegliere il percorso scolastico e di apprendimento più adatto. Ad aiutarli c'è Obiettivo Orientamento Piemonte, il sistema della regione per fare la scelta giusta. Un sistema che coinvolge in modo capillare la città metropolitana e il comune di Torino, che svolgono un'azione diffusa di orientamento attraverso interventi mirati nelle scuole. In questo momento i nostri giovani devono scegliere, fare una scelta importante per la loro vita e la nostra istituzione si mette al servizio appunto delle scuole e delle famiglie. In che modo? Intanto lavoriamo con Obiettivo Orientamento Piemonte, servizio della Regione Piemonte, e abbiamo ben 72 sportelli sulla città metropolitana, dove ogni ragazzo può, se è residente a Torino dai 16 ai 22 anni e se è residente fuori Torino dai 12 ai 22, avere l'opportunità di un colloquio individuale sull'orientamento. Come potete trovare questi sportelli? Semplicemente andando sul sito della città metropolitana, cliccando su istruzione orientamento e avrete tutti i 72 sportelli e ne troverete sicuramente uno vicino a casa vostra. E in quel modo potete prendere un appuntamento e avrete un colloquio gratuito e personalizzato. Le scuole invece, come dicevo, si avvalgono dei servizi dei nostri orientatori, in quanto per il 2018-2019 abbiamo già più di 2500 ore di percorsi didattici con le scuole medie e con le scuole superiori per il post diploma di servizi appunto integrati di educazione all'orientamento. 400 ore invece di seminari, sempre in collaborazione con le istituzioni scolastiche, e 100 ore di avviamento al mondo del lavoro con attività di laboratorio. Non è finita qui, noi abbiamo una presenza costante con i nostri orientatori sia nei centri dell'impiego sia in forma giovani. Siamo presenti anche nei saloni dell'orientamento in città metropolitana e saremo presenti anche il 9 e il 10 novembre alla terza edizione di Messeropoli, che è il salone dell'orientamento della formazione professionale che si svolge a Valdocco. In linea con le azioni di orientamento elaborate con la città metropolitana, anche la città di Torino, insieme al COSP, ha dato avvio a tutti i percorsi di orientamento che già da anni la città di Torino svolge sul territorio. Oltre ai percorsi di orientamento del test Arianna, che sono già partiti e coinvolgono circa 3.500 studenti per un totale di 145 classi, da quest'anno gli incontri di informazione per la scelta della scuola superiore, che la città di Torino ha sempre svolto nelle circoscrizioni, passano da 10 a 50 circa. Non verranno più fatti nelle sedi delle circoscrizioni, ma dentro le istituzioni scolastiche dove i bambini e le bambine frequentano quotidianamente le loro lezioni. Questo è un modo che la città di Torino ha deciso di attuare per avvicinare maggiormente i genitori alla possibilità di arrivare alle informazioni per quel che riguardano i percorsi della scuola superiore, quali possibilità si profilano nel mondo del lavoro e tutta una serie di altre indicazioni che anche solo sulle modalità di iscrizione che spesso i genitori chiedono. In ogni caso tutte le informative si possono trovare sul sito del COSP e basta facilmente mettere sul motore di ricerca Google COSP Città di Torino e avrete la possibilità di vedere tutto sul sito. Inoltre, in collaborazione con Città Metropolitana ci saranno 257 incontri orientativi nelle scuole direttamente indirizzati ai ragazzi, quindi una classe o due classi per volta con degli orientatori, mentre saranno affiancati una serie di incontri di approfondimento su circa 400 studenti che hanno più fragili e con più difficoltà anche nel riuscire a mettere a fuoco quali sono non solo le loro aspettative ma le loro possibilità e capacità e attese nella scelta della scuola superiore.